quella è Zambelli, Erasmo Lombardi, sicuramente tutti voi sapete, costa oltre 100-120 mila euro la società. Sapete quanto può prendere la società da questi sponsor, ormai che sempre, perché poi ci stiamo combinando in una città, invece di avere una società che opera per portarla ad altri livelli, che quasi dalla sera alla mattina nascono come i cucchi le società, no? Ci troviamo ad avere 5 società, giustamente, se io ho l'attività che devo accontentare tutti, se è una società dico vabbè ti do 10.000, 5.000, siete uni e andiamo avanti. Quando siete 5, 6 ci toccano 1.000 euro a testa se ci toccano. Quindi pensate un po' che su 120, 130 mila euro fate un conto quanto gli entra la società e quanto la deve lanciare. Quindi noi facciamo questo per che cosa? Per i 5.000, 10.000, 7.000. Poi immaginate che sono tutte delle stupidaggini solo per farci del male. Ci sono riusciti nei primi 6 giorni, 7 giorni dei nostri arresti, adesso speriamo che insieme al nostro avvocato riusciamo fuori pure. L'ultima cosa, ecco, dal punto di vista sportivo, no? Parlavamo prima con il presidente, paradossalmente però questa vicenda ha reso anche giustizia al presidente della società, laddove no, tante voci dicevano, vabbè, il presidente a dicembre smantella, manda via i giocatori, li vende. Ecco, l'indagine ha dimostrato che è esattamente il contrario. Sono loro che purtroppo chiedono ripetutamente di andare via perché magari riescono ad ottenere un contratto maggiore. Che hai fatto questo, detto che quindi quello che doveva essere un danno per il presidente, la consigliera, l'allenatore, per queste dinamiche, ha viceversa dimostrato che loro ci tengono, e come, a che la società e la squadra cerchi sempre di ottenere risultati lusinghieri, però purtroppo spesso loro sì sono costretti a sottostare alle richieste dei giocatori, perché se il giocatore vuole andare via e te lo chiede una, due, dieci volte, alla fine puoi anche non accontentarlo, ma poi in campo non rende più. Immaginate dei giocatori che non hanno voglia di rimanere. Ha fatto bene l'avvocato a specificare questo punto in maniera dettagliata, perché noi veniamo anche additati, dai tifosi che ogni anno a dicembre smantelliamo. Non è così. Non è mai nella nostra intenzione, certo abbiamo delle valutazioni che facciamo, però noi non ci andiamo dei pazzi e togliamo Marzullo, Vitale, Infimo, Panem, cioè un momento così importante. Non l'abbiamo mai fatto, neanche l'anno scorso, cioè non è intenzione di togliere Comperchio, Salese, assolutamente no. Però addirittura Comperchio, se ve ne è venuto col padre, la mamma è malata, che vi devo raccontare tutti i dettagli che ci succedono ogni anno, che dobbiamo fare, che dobbiamo, che ho capito, voi chiamate Comperchio e domandate a Comperchio, il giocatore che con noi ha fatto 68 gol, ma io parlo del mio lavoro, io sono allora un tecnico stupido, no? Che faccio, mi cazzo, il giocatore mi ha fatto 9 gol. Se voi sapete, mi ha fatto chiamare dalla mamma, mi ha fatto chiamare dal padre, è venuto il padre, mi ha fatto chiamare della chiesa, del presidente, c'è una cosa, ma poi non ce la fai più, perché poi ti dicono, vabbè, se non mi svincoli, tanto io non ti vengo più, resta a casa. Che fai? Che fate? Noi vediamo 10 giorni, li teniamo a casa. Ecco che poi siamo costretti gli ultimi giorni a svincolare, creandoci un danno, come l'anno scorso, il danno della retrocessione. Perché se fosse come dicono le indagini, che sarebbe lo svincolo, io non avevo problemi a mandare via un perché prendo un altro bravo. I bravi a dicembre, credetemi, lo faccio diventare solo, le società non si ritolgono. I bravi, è ovvio, non si ritoglie nessuno. Gli stupidi, fino all'anno scorso, perché quest'anno ho messo per iscritto, io mi dimetto immediatamente se a dicembre la società dà le cose, per me possono anche non giocare, ma quelli che ritenevano nell'altezza di proseguire il campionato rimangono con loro. Pure se poi gli arriva una chiamata, gli offrono 100.000, a me non interessa più. Questo lo sanno loro, l'ho messo nel mio contratto di quest'anno. Che deve andare via solo perché non è più all'altezza e lo decidiamo noi che va via, perché tecnicamente non è all'altezza, lo svincoliamo gratuitamente, ma chi riteniamo all'altezza per il campionato che vogliamo fare quest'anno, lo dico in anticipo, parliamo di sport adesso, non va via nessuno, perché non è possibile ogni anno essere additati che svincoliamo tutti e in giro si dice vabbè a dicembre poi smantellate, perché non è nelle nostre intenzioni cacciare i giocatori bravi. Siamo sempre caduti, ripeto, in maniera, perché siamo persone del bene, perché siamo padri di famiglia, perché non vogliamo creare disturbi alle altre famiglie, ma da quest'anno cambia tutto nel dettaglio. C'è un progetto importante, lo vogliamo portare avanti. Come vedete abbiamo preso tanti stranieri, perché purtroppo in Italia è anche difficile operare per avere determinata qualità. Vi faccio solo, perché giusto intanto parlare di sport, di calcio, ho giocato. Noi siamo andati perché parecchi addetti ai lavori si chiederanno da una domanda come mai tanti stranieri. Sì. Mi sembra evidente che uno se la chieda, anch'io dall'altro lato, una domanda del genere, ma l'avete anche fatto. Perché? Perché prima di prendere gli stranieri sono andato a sondare, voi sapete che quest'anno il mio ruolo è diverso,
parte dell'allenatore, direttore tecnico, insieme a Mister Cappuccini, siamo andati a sfondare, a vedere un po' per il campionato che vogliamo fare, quali erano le spese e i rimborsi dei giocatori italiani. Credetemi che rispetto allo spagnolo, della qualità, voi conoscete tutto Canu, il numero 10 che sta deliziando un po' con le sue giocate, la nostra platea e tutti gli altri sono bravi, vi posso garantire, senza andare allo specifico del rimborso, che Canu, rispetto all'italiano, delle stesse qualità, costa tre volte in meno. Tre volte, ecco perché, ringraziando anche la gente del mercato estero, Vincenzo Procopio, amico mio carissimo, siamo andati su un mercato diverso dove abbiamo dovuto portare qualità importanti a prezzi tre volte in meno rispetto al italiano. Questa è la nostra scelta, che noi siamo pazzi, noi siamo dentro il mercato italiano, abbiamo visto delle difficoltà, non solo, attenzione, giocatori in promozione italiano che sta giocando, non mi dico in Serie D, ma in eccellenza ti fa anche, ti chiede il doppio, no? Ma scelto di categoria, la promozione non l'ha fatta. Voi non sapete cosa gira intorno a questo mondo. Posso dire che girano tanto, per fare costruire una squadra competitiva in promozione è quasi impossibile.